Ed eccoci qui con un altro importante, meraviglioso appuntamento di Italiano per Tutti. Oggi eh, abbiamo un'altra occasione, abbiamo un'altra un possibilità di andare a conoscere l'Italia. Infatti oggi è una lezione dedicata alle città italiane. Come vedete dal titolo, lezione 338, parliamo di Mantova, che... Eh, è una città bellissima. Io continuo a dire in tutte le lezioni che ho fatto fino ad oggi di città e ne abbiamo viste molte che tutte le città sono belle. È vero, <ride> sono tutte belle. Sono tutte diverse, sono tutte particolari e sono tutte a mio avviso città da visitare. Se siete italiani le città che abbiamo menzionato nell'elenco, nella categoria città, se avete la possibilità, andate a visitarle. Se siete stranieri e state viaggiando per l'Italia, trovate, cercate la possibilità e trovate l'occasione per passare da Mantova in Lombardia. Andiamo subito a vedere, è una lezione bella corposa. Ma andiamo a parlare di tanto perché a Mantova c'è veramente tanto, anche se in realtà poi magari. All'estero non è così conosciuta, però se andate a visitarla è un gioiello. E adesso passiamo subito alla prima slide. Mantova. Mantova sorge nell'area sud-orientale della Lombardia, al confine con Veneto ed Emilia-Romagna. E sorge sulle rive di tre laghi artificiali del fiume Mincio. I suoi abitanti sono i mantovani. Il suo nome deriva da un personaggio della mitologia greca, la profetessa Manto, che fuggì da Tebe e si rifugiò nel luogo dove poi fu fondata la città, appunto Mantova. I primi abitanti di Mantova furono gli umbri. La città fu poi abitata dagli etruschi dai Celti e dai Romani e per tutto l'undicesimo secolo fu dominata dai Canossa, una famiglia di feudatari e poi fu libero comune. Nel 1328, anzi dal 1328 al 1707 la città fu governata dalla famiglia Gonzaga e conobbe il suo periodo di massima fioritura appunto in quei, in quei secoli. Nel XVIII secolo cadde sotto il dominio austriaco, l'Austria aveva annesso parte della, della Lombardia, del Veneto, quella zona lì era diventata tutta, chiamiamola così, ecco, non, non Italia, anche se poi appunto... Nel 1866, poco dopo l'unità d'Italia, entrò appunto a far parte del Regno d'Italia. Mantova è città benemerita del Risorgimento per il suo importante contributo patriottico per l'unità d'Italia. Ha dato diciamo, la sua parte per fare in modo che l'Italia fosse appunto unita nel 1861. Mantova, insieme alla vicina Sabbioneta, e anche Sabbioneta, andatela a vedere: è una città piccola ma eh, ha tantissimo da vedere, ha dei tesori da vedere unici, pur essendo molto piccola. Eh, ed è insieme a Sabbioneta patrimonio dell'umanità UNESCO dal 2008. Un ottimo punto per iniziare a visitare la città è Piazza Sordello. Che vediamo qui in alto sul lato nord della piazza si trova la cattedrale di san pietro che è quella che appunto vedete qua la cattedrale di san pietro la chiesa principale della città edificata alla fine del 300 la facciata è decorata da colonne corinzie e statue l'interno è diviso in cinque navate e contiene opere dipinte da importanti artisti mantovani Volevo fare, siccome prima ho letto, faccio sempre un'analisi diciamo, un di quello che è, del testo, di come prepararmi per la lezione, giusto così, però volevo fare un appunto importante per quelli che magari non, non, non se ne rendono conto, non ci pensano, che quando parliamo in questo caso di fine del 300, vedete che c'è scritto 300, ovviamente è il 1300, perché c'è un apostrofo davanti. L'apostrofo vuol dire che... Sostanzialmente il migliaio viene eliso, viene eliminato e rimane solo 300. È ovvio che queste opere non possono, queste costruzioni, questi edifici non possono essere stati costruiti 300 anni dopo Cristo, ma 1300 anni dopo Cristo. Quindi quando vedete le date con l'apostrofo, probabilmente ci sarà in italiano, è così, adesso comunque sarà abbastanza comune diciamo, nelle lingue latine e nelle lingue diciamo, europee. Eh, il fatto che l'apostrofo appunto vuole dire 1300 a est della cattedrale sorge l'edificio storico più importante della città, il palazzo ducale, residenza storica dei vari governatori di Mantova, è un posto unico al mondo e da vedere, per quello che dico che Mantua è bellissimo, e sentite qui il nucleo originario del palazzo fu costruito nel Medioevo, ma nel corso degli anni la residenza si arricchì di corti e di sale aggiuntive, tanto che oggi è una delle residenze più estese d'Europa. La facciata è in stile gotico medioevale, quella vediamo nella foto, nella piccola foto qui nell'angolo. Purtroppo non possiamo arricchire di tante foto, ma poi eh, comunque si capisce anche dal testo. La facciata è in stile gotico medievale con un portico ad archi acuti al piano terra, due piani di finestre e merlature nella parte superiore. L'interno del palazzo, che vedete in queste foto qui intorno, è costituito da una serie di stanze, saloni, appartamenti, corridoi e cortili interconnessi tra loro ed è così vasto e complesso da essere denominato città palazzo. Le pareti e i soffitti sono riccamente decorati da cicli di affreschi di varie epoche. Tra gli ambienti più importanti ricordiamo la sala di manto con affreschi che raccontano la storia della profetessa che ha dato il nome appunto alla città. La sala di manto è quella che vedete qua sopra. La Galleria degli Specchi, un ampio salone con il soffitto affrescato, che è la prima foto che vedete in alto. Lo Studiolo di Isabella d'Este, una piccola sala decorata da pannelli di legno intarsiato, che è la, fo la foto che vedete qui. La Sala dei Fiumi, una galleria settecentesca con pitture che riproducono. Un pergolato e le figure dei fiumi, che è riferito a questa foto qua, e l'appartamento degli, la degli arazzi. Poi le stanze sono tantissime, queste sono le più importanti. L'appartamento degli arazzi, costituito da quattro sale decorate da arazzi preparati su disegni di Raffaello. Il Palazzo Ducale di Mantova è oggi un museo visitabile se andate a Mantova. È un must, come si dice: dovete per forza andare fare un giro, una visita al museo del Palazzo Ducale. Il Castello di San Giorgio, eccolo qui sopra: è un edificio quadrangolare, bellissimo, imponente, straordinario, unico, penso, in Italia proprio come importanza e come linea, ecco, è un edificio quadrangolare quattrocentesco con quattro torri quadrate ed è collegato da uno scalone al palazzo ducale di cui è parte integrante. Anche il castello ha al suo interno delle splendide sale decorate come la Camera degli Sposi affrescata da Andrea Mantegna ed eccolo qua l'immagine. Questa sala è celebre per i dipinti che raffigurano la famiglia Gonzaga e per il soffitto che raffigura in modo molto realistico un oculo, quindi un'apertura, un oculo aperto sul cielo, che è questa immagine meravigliosa qui. Con questo, diciamo, se uno guarda in alto, vede questo cielo aperto, eh, che ovviamente è un dipinto, sembra un cielo, dal quale si affacciano dei personaggi che guardano verso il basso. È bellissimo. In piazza Sordello si trovano altri palazzi storici, non è finita qua, come ad esempio Palazzo Bonacolsi. Palazzo Bianco e la casa di Rigoletto. Questo edificio medievale fu scelto come ambientazione per la scenografia della prima rappresentazione dell'opera Rigoletto di Verdi. Nel cortile interno c'è appunto una statua del personaggio che la vediamo piccolina qui in questa foto. Un'altra piazza storica di Mantova è Piazza Broletto, che vediamo qui in alto, così chiamata perché affiancata dal Palazzo del Broletto o Palazzo del Podestà. Questo palazzo originario del 200, del 1200, è oggi la sede dell'amministrazione comunale. Sulla facciata del palazzo c'è una statua duecentesca di Virgilio. Il poeta autore dell'Eneide si vede piccolissima questa qui nell'angolo, eh, andate a vederla dal vivo, possibilmente, ma andate a cercare delle foto perché è una statua molto antica, comunque molto bella, una facciata assolutamente da, da guardare, da ammirare. Addossata alla torre del Broletto, si trova casa. Tortelli, che è questa sezione bianca dell'edificio, questa qui è Casa Tortelli, un edificio residenziale progettato all'inizio del 500, del 1500 dall'architetto Giulio Romano. Al centro di piazza Broletto c'è la fontana dei Delfini, eccola lì, molto semplice, ma è una fontana di marmo costituita da una vasca circolare sormontata da una statua con tre delfini. La fontana fu costruita nel 1890 nel punto in cui fu scavato il primo pozzo di acqua potabile della città. Pensate, 1890. Accanto a Piazza Broletto si trova un'altra piazza storica di Mantova, Piazza delle Erbe, anche questa è unica che in origine era la piazza del mercato. Piazza delle Erbe è circondata, e la vedete qui in questa magnifica vista della, della piazza, è circondata da molti edifici storici di età medievale e rinascimentale. Uno di questi è lo stesso Palazzo del Broletto, che divide appunto la piazza delle Erbe da Piazza del Broletto, che prima era una cosa unica e adesso, avendo costruito il, appunto il Palazzo del Broletto, è, divide praticamente in due questa piazza, Piazza delle Erbe, Piazza Broletto. L'edificio più imponente è il Palazzo della Ragione che occupa il lato lungo della piazza. Si tratta di un edificio duocentesco a due piani con un portico ad archi al piano terra, infatti si vede qui l'edificio, portico ad archi al piano terra, una serie di trifore, finestre a tre aperture al piano superiore, infatti si vedono qui, e una merlatura nella parte alta. Il palazzo oggi è una sede di mostre ed esposizioni. Affiancata al Palazzo della Ragione c'è la torre dell'orologio ed eccola che la vediamo qua, la torre dell'orologio, eretta nel 1473. Questa torre rettangolare mostra un orologio astronomico con le ore, le fasi lunari e i segni dello zodiaco, protetto da una tettoia semicircolare. Quindi la vedete la tettoia semicircolare. La torre è decorata da un balcone di marmo e da una statua della Madonna, aggiunti alla struttura nel XVII secolo. All'interno della torre si trova il Museo del Tempo, un'esposizione di tutti gli ingranaggi dell'orologio che sono stati sostituiti nel corso degli anni. Quindi quando lo riparavano, quando lo aggiustavano, tenevano i vecchi ingranaggi, le vecchie parti, e con queste hanno fatto un'esposizione chiamandola Museo del Tempo. Accanto alla torre si trova la Rotonda di San Lorenzo, eccola qua sopra, una delle chiese più antiche di Mantova, fu realizzata nel 1083, forse recuperando un edificio preesistente. La base della Rotonda è collocata su un piano più basso rispetto alla pavimentazione della piazza. La rotonda è in stile romanico, a pianta circolare. All'interno, eh, lungo le pareti, ci sono due livelli di gallerie ad archi che si affacciano sull'area centrale. Il Palazzo delle Erbe sorge in Piazza delle Erbe, sorge, scusate, anche la casa del mercante, caratterizzata da uno stile molto particolare. La facciata è interamente in cotto ed eccola qua, con decorazioni in stile tardo gotico, di gusto veneziano, ed è sorretta da quattro sottili colonne corinzie in marmo bianco. Ovviamente c'erano delle influenze fra regioni, fra zone, quindi questo edificio qua era tardo gotico con uno stile sul veneziano. Di fianco a Piazza delle Erbe sorge la maestosa basilica di Sant'Andrea, eccola qui, la chiesa più grande della città progettata da Leon Battista Alberti nel XV secolo. Questa chiesa è uno splendido esempio di architettura rinascimentale, e poi ancora la facciata appunto della chiesa riproduce l'aspetto di un arco trionfale romano. All'interno è una navata unica con cappelle laterali a volte eh, e volta a botte. All'interno si trovano molte opere d'arte rinascimentale, un organo a canne e la tomba dell'artista Andrea Mantegna. La chiesa fu originariamente concepita come luogo di accoglienza per i pellegrini che arrivavano in città. Un'altra chiesa, che la vediamo qui in foto, progettata dall'architetto rinascimentale, appunto, Leon Battista Alberti, è il Tempio di San Sebastiano, oggi destinato al luogo di sepoltura dei caduti per la patria. Anche questa chiesa è un esempio originale di arte rinascimentale. La facciata si ispira ad un tempio antico ed è dotata di scalinate per l'accesso. Si vede, nella foto piccola però comunque si vedono. Poco distante da questa chiesa si trovano la casa del Mantegna, un edificio costruito nel 400 dallo stesso Mantegna per poi usarlo come studio e abitazione e il cinquecentesco palazzo San Sebastiano che ospita il museo della città, dove sono esposte le raccolte di opere d'arte del comune di Mantova. Voi pensate che abbiamo finito? In realtà, qui ci tocca uno degli edifici più belli, uno dei posti più belli che vi vado a descrivere. Poco lontano sorge un altro importante edificio mantovano, Palazzo Te una residenza progettata dall'architetto Giulio Romano e il nome deriva probabilmente da Teieto, il nome dell'isola che a quei tempi occupava quest'area. Era una zona diciamo un po' più paludosa, un po' più eh, bagnata, ecco come si può dire, passavano fiumi e c'erano zone che ovviamente erano più paludose, poi sono comunque zone che sono state prosciugate. Eh, è abbastanza nota diciamo con zona d'Italia come zona paludosa che poi è stata diciamo recuperata e eh, appunto qui c'era un'isola eh, dove nasceva quest'isola eh, Teieto a quei tempi appunto occupava quest'area e fu scelta quest'area come sede del palazzo Palazzo Te è considerato un capolavoro dell'architettura rinascimentale, la struttura richiama quella di una tipica domus romana, è infatti a pianta quadrata, con un'entrata su, un su ogni lato e i lati interni si affacciano con un porticato su un immenso cortile. Anche questo palazzo ha molte celebri sale affrescate come la sala dei giganti è unica la foto la vedete qui purtroppo piccolina però andate a cercare su, su um, motore di ricerca su google cercate sala dei giganti vedete le foto in grande sono magnifiche dove in una serie di scene che ricoprono tutte le superfici disponibili è rappresentata la battaglia tra Zeus e i giganti la sala dei cavalli sulle cui pareti sono raffigurati alcuni cavalli appartenenti alla famiglia Gonzaga e la sala dei venti con un soffitto, che è questa foto che vediamo, con un soffitto riccamente decorato a riquadri con figure mitologiche. Da questi francobolli messi sullo schermo ovviamente si vede poco. Andate a vedere... Mantova dal vivo perché queste sono tante cose. Ci vogliono due, tre, quattro giorni ecco, per, per vedere bene tutto, per visitarla tutta. Eh, questo ve lo consiglio assolutamente. Eh, andiamo ancora a dire che a Mantova ci sono molte aree verdi, come la piazza Virgiliana, una piazza giardino con viali alberati e aiuole a prato, e il bosco virgiliano. Con un vasto parco, eccolo qua sopra l'immagine: un vasto parco sulle rive del fiume Mincio, progettato negli anni 30. Mantova è compresa nel Parco regionale del Mincio, un'area naturale protetta con una flora e una fauna tipiche delle zone lacustri. Tra i principali eventi culturali della città ricordiamo il Gran Premio Nuvolari una gara di auto storica. Nuvolari è stato un, un, diciamo, un corridore, prima di moto e poi di auto, che è vissuto tra la fine dell'Ottocento, è nato intorno alla fine dell'Ottocento, è vissuto fino agli anni 50 e nei primi del Novecento era un diciamo, naso un, un, un diciamo, nel, nel, nelle gare in auto, è stato storicamente famoso, noto, molto noto in Italia e eh, appunto mh, mh, ricordiamo il Gran Premio appunto Nuvolari che è una gara di auto storiche. Eh, festival letteratura che ogni anno organizza incontri con autori ed eventi per adulti e per bambini. Mantova Chamber Music Festival, una rassegna di concerti di musica da camera. Segni d'infanzia, un festival internazionale di arte e teatro per l'infanzia il premio Arlecchino d'oro una rassegna di spettacoli in omaggio all'attore Tristano Martinelli che appunto è l'inventore della maschera di Arlecchino ultimo ma non ultimo come si dice che tra i personaggi nati eh, storici nati a Mantova il più celebre è Virgilio che è l'autore dell'Eneide e di tante altre opere che visse all'epoca dell'imperatore Augusto. Bene, eh, tante slide, eh, tanto contenuto, perché è una città piena di contenuti, non posso ovviamente che ripetervi. Se avete la possibilità andate a vedere Mantova, andate a visitarla perché ne vale proprio la pena, perché la bellezza di queste città di Mantova come tante altre, ma la bellezza di Mantova sono queste meravigliose piazze storiche dove si vede la vita di oggi incastrata in un, in un ambiente storico unico al mondo e posti così al mondo non ce ne sono, quindi il mio consiglio se avete la possibilità prendete l'aereo, prendete l'auto, il treno, quello che potete e fatevi il percorso e passate da Mantova perché non ve ne pentirete. Vi ringrazio per la vostra attenzione come sempre, vi ringrazio, vi ringrazio per i vostri gentili commenti perché dovrei ringraziarvi uno a uno, ma poi quando commentate, quando mi scrivete, quando mi mandate email, io vi ringrazio sempre non posso citarvi tutti, ma comunque siete tutti con me, perché mi ricordo sempre di voi tutti, e come sempre vi chiedo un like e un seguimi sul canale, fate subscribe sul, sul canale, attivate le notifiche, perché tutti i sabati abbiamo una lezione nuova di Italiano per Tutti. Vi voglio sempre ricordare che non è... Eh, non è una lezione, perché ogni tanto, magari mi scrivono e dicono: ah, ma mai fatto qualcos'altro. Abbiamo fatto 337 lezioni prima di questa, con qualsiasi tipo di contenuto. Parliamo di città, ma abbiamo parlato di tantissime altre cose. Tutti i social sono qui: anzi, sono qui in elenco. Quindi sfogliate, cercate italiano per tutti e mi trovate e ci trovate. Vi ringrazio e ci vediamo il prossimo sabato. Grazie a tutti, ciao! Intro <laughs>